Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di politica andando a Chieti, perché dopo aver sfiorato il ballottaggio con la sua lista Forza Chieti, il medico teatino Bruno Di Iorio ha ringraziato questa mattina gli elettori che lo hanno votato, attaccando poi però il centrosinistra per il mancato accordo. Quella di oggi è stata l'occasione per salutare, per ringraziare gli elettori che hanno votato la vostra lista, ma probabilmente anche per togliersi qualche sassolino dai piedi. Sì, allora, primo ringraziare che ha più valenza perché un successo elettorale così non se l'aspettava nessuno al primo turno, avere il 20%, un personaggio che non aveva mai fatto politica e che aveva fatto coagulare attorno a sé personaggi di estrazione politica totalmente diversa. Quindi mi sento di ringraziarli. Noi abbiamo fatto secondi, poi col voto disgiunto mirato a privilegiare Ferrara affinché mi sorpassasse, sono portati al ballottaggio. Quindi, primo ringraziamento. Il secondo, il sassolino, è una pietra, è un macigno, perché io sono stato portato a trattare con Diego Ferrara e col centro-sinistra, pur essendo un civico che non si vuole esporre, mettendo a repentaglio un'amicizia con una costola della mia coalizione, che era Mauro Febbo, che mi aveva detto: rimaniamo civici, non trattiamo né con Di Stefano né con Ferrara, per essere uniformi e coerenti a un certo discorso. Io invece per educazione sono andato alla convocazione di Diego Ferrara e la convocazione ha portato a una trattativa. La trattativa ci ha visto convergere su programmi, schemi, riconoscimenti del peso elettorale, c'è una convergenza totale. Allora io per correttezza chiamo Mauro Febbo e dico: Mauro, io ho raggiunto un'intesa. E lui mi ha detto: non mi fare questo, perché io come faccio a raggiungere un'intesa, anche se programmatica, su Chieti, che mi porta però a essere di sinistra? Io, se tu ti schieri là, diventi un uomo di sinistra. E allora io ho preferito schierarmi a sinistra, discutere con Mauro Febbo e etichettarmi di sinistra, perché c'era una convergenza di programmi per la mia città. Non faccio l'imprenditore, non fa niente, non faccio il politico, per la mia città. Sabato sera vado a letto dispiaciuto perché avevo incrinato un'amicizia, ma molto soddisfatto perché gli altri tre della coalizione, Ricci, Marzoli e il nostro gruppo, avevano accettato a livello politico questa scelta. Domenica mattina andiamo al comune per firmare l'apparentamento ufficiale, perché così è, dove si sancisce quello programmato. Alle 11:40 Ferrara mi dice: abbiamo ripensato a tutto ciò. Cioè, peggio dell'asilo infantile. E questo non è un sassolino, è un macigno. Poi la città interpreterà perché, che è successo, non lo so, non lo so. Vedendo chi si è associato, penso che i malini possono aver pure ragione, ma io non lo so. Quindi non lo so se c'è arrivato un altro personaggio da Pescara che ha monopolizzato il personaggio politico, parlo, oppure c'è quell'altro giochetto che mi hanno detto gli amici miei. Io me la farò l'idea, io me la sono fatta. Certo è che, come hanno detto quelli della sinistra, avete sentito, cioè loro sono di sinistra, Ferrara aveva una coalizione di sinistra che gli si proponeva con un 20% meno il Febbo, comunque 15%, e ti carichi gente di destra, perché la vedete, ci sono ex fascisti, Missini e compagnia bella. C'è qualcosa di stranissimo in questa coalizione. Non è un minestrone come gli esperti su Facebook, voi siete tanti, ecco, lavorate sui social. A Chieti i social sono gestiti da uno che fa parte di quella competizione e da gente che è vicina alla sinistra. Quindi a me mi hanno solo massacrato, ero ultimo a tutti i sondaggi. Bruno Di Iorio vota quello che vi ho detto, è implicito, no? Come faccio a votare uno che mi fa il malliscio davanti e dirmi della coltellata? Facciamo il nome. Non voto Diego Ferrara. Mi sembra chiaro. Cambiamo decisamente argomento, al via la campagna anti-influenzale, più che mai importante in questo periodo di emergenza sanitaria. Tantissime le richieste alle farmacie, che però difficilmente riusciranno a soddisfarle tutte. Ormai ci siamo, sta per partire la nuova campagna anti-influenzale. Dottor Vizioli, mai come quest'anno è importante vaccinarsi.
Allora, al momento la situazione di vaccini antinfluenzali in farmacia è questa. Noi farmacisti abbiamo tantissime richieste di vaccini antinfluenzali da parte dell'utenza. La realtà è che noi non siamo in grado al momento né di effettuare prenotazioni e nemmeno di sapere quando arriveranno questi vaccini in farmacia, anche perché quest'anno le dosi di vaccino in primis arriveranno presso i medici di base e quindi le farmacie purtroppo saranno penalizzate perché ne riceveranno veramente pochissime dosi e quindi noi siamo un po' preoccupati per questa cosa. Cosa dite ai clienti che vengono a chiedere il vaccino? Innanzitutto non possiamo fare prenotazioni, questo l'ho detto anche prima, e non sappiamo nemmeno la data esatta di quando arriveranno questi vaccini. Noi consigliamo sempre di rivolgersi al medico curante, perché i medici di base li avranno sicuramente. E per quanto riguarda la farmacia, speriamo di ricevere delle dosi che ci hanno promesso almeno entro novembre per poter fornire la nostra clientela. Alle farmacie, per esempio, di Pescara, comunque della nostra regione, quante dosi dovrebbero arrivare? Allora, questo il numero esatto purtroppo non siamo in grado di fornirlo, quindi non mi sento di fare previsioni. Effettivamente le dosi non saranno tante, saranno veramente poche. C'è la speranza, dottor Vizioli, da qui a qualche settimana di poter avere qualche notizia più positiva? Cioè, la speranza è che tra ottobre e novembre le dosi e le quantità di dosi di vaccino possano essere più abbondanti rispetto a questo momento? Sì, noi come Federfarma Nazionale abbiamo fatto richiesta agli organi nostri politici di averne più dosi e quindi speriamo che nei prossimi, non mesi perché qua si parla di giorni, le dosi a nostra disposizione vengano ad essere aumentate sensibilmente. L'ultima, dottor Vizioli, vogliamo dire che però mai come quest'anno sarebbe e sarà importante vaccinarsi, sì, proprio perché siamo in piena emergenza Covid-19. Sì, questo è già stato detto e ridetto, quest'anno la vaccinazione antinfluenzale sarà particolarmente importante perché ci fornirà un primo screening per differenziarlo dall'eventuale infezione da Covid, quindi è importante farlo, il problema è che la popolazione deve esserne fornita. Con l'avvio dell'anno scolastico i sindacati chiedono tamponi veloci nelle scuole anche alla luce dei dati diffusi a livello nazionale. Segretario, i sindacati chiedono tamponi rapidi nelle scuole anche alla luce di quello che sta accadendo, considerando l'inizio ormai completo dell'anno scolastico. Sì, effettivamente i dati che sono stati diffusi dalla stampa provenienti dalla regione ci hanno allarmato, perché questo 0,7% diffuso in una comunità scolastica significa di fatto potenziali 7-8 casi, praticamente un focolaio. A questo punto, quindi, nel concreto voi cosa chiedete? Chiediamo alla Regione un impegno forte, una campagna di screening volontario rivolto agli alunni, ma rivolto anche al restante personale a cui non è stato destinato al momento, cioè gli assistenti educativi che sono nella scuola, il personale delle mense, ma anche il personale che si occupa del trasporto scolastico. L'anno scolastico è partito qualche giorno e quindi ovviamente siamo molto preoccupati, qualche caso già lo abbiamo registrato, ovviamente si sta intervenendo in maniera specifica su questi casi, ma questi dati sono allarmanti e quindi chiediamo che venga avviato questo screening, tra l'altro è all'attenzione un po' di tutta la nazione al momento. Uno screening che però avrebbe anche dei costi per la regione. Ovviamente, però i costi sarebbero molto maggiori se lo screening viene fatto sulla pelle degli alunni e del personale. E abbiamo parlato dei dati a livello nazionale, crescita del numero dei contagi soprattutto nelle regioni del centro-sud Italia, specialmente in quattro di queste, Sardegna, Campania, Lazio e Sicilia, un dato in controtendenza rispetto alla prima fase della pandemia che aveva colpito soprattutto il nord. Un andamento preoccupante secondo gli autori del rapporto Osserva Salute. La letalità del Covid-19 si è ridotta, se fino a giugno morivano quasi 15 pazienti su 100, oggi ne muoiono circa 12. Ma i contagi da coronavirus sono in forte crescita, soprattutto nelle regioni del centro-sud, con Sardegna, Campania, Lazio e Sicilia, che dal 16 giugno al 24 settembre mostrano un incremento di positivi che va dal più 154% al più 83,8%. Numeri che suggeriscono come la fase che
stiamo vivendo non sembra avere le caratteristiche di quella precedente. E quanto emerge dall'aggiornamento dei dati relativi all'emergenza Covid-19 dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute, coordinato da Walter Ricciardi, ordinario di igiene all'Università Cattolica di Roma, e da Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell'Osservatorio. L'andamento preoccupante di queste regioni, spiegano gli autori del rapporto Osserva Salute, viene confermato anche guardando al numero dei contagi medi giornalieri. In Campania era pari a 67 casi nei primi 60 giorni della pandemia, dal 24 febbraio al 23 aprile, mentre negli ultimi 60 giorni, dal 27 luglio al 24 settembre, è salito a 102. In Sardegna nello stesso periodo si è passati da 21 a 35 casi medi giornalieri, nel Lazio da 101 a 110 e in Sicilia da 49 a 53. Ad allarmare anche il fatto che in queste regioni si riscontra anche un numero più basso di persone sottoposte ai test. 11,7% abitanti nel Lazio, 9,3% in Sardegna, 6,7% in Sicilia e 6,1% in Campania. Ma fortunatamente la letalità continua a restare tra le più basse. 4,1 decessi ogni 100 contagiati in Campania, 4,3 in Sicilia, 4,6 in Sardegna e 5,9 nel Lazio, rispetto ad una media italiana di 11,8. Al contrario, Lombardia e Piemonte, le due regioni che nella prima fase della pandemia sono state colpite più violentemente dai contagi, nella seconda fase presentano un incremento più limitato dei nuovi contagi, rispettivamente del 14,6% e dell'11,5%. Il numero medio dei contagi giornalieri dal 24 febbraio al 23 aprile era pari a 1.169 in Lombardia e 386 in Piemonte. Dal 27 luglio al 24 settembre sono scesi rispettivamente a 159 e 51 contagi. In Lombardia però resta la percentuale di letalità più elevata, 16 decessi ogni 100 contagiati. Cronaca adesso e siamo a Scerne di Pineto, perché un grosso boato intorno all'1:30 di notte ha spaventato proprio i cittadini di Scerne. Un ordigno infatti allo sportello delle poste ha distrutto, come vedete, il postamat, le vetrine dell'ufficio e il portone dell'ingresso, il portone d'ingresso del palazzo nel quale è ubicato proprio l'ufficio postale. Allarmati dai cittadini, gli agenti di polizia si sono recati immediatamente sul posto. Secondo le prime notizie, i malviventi, che a quanto pare erano in tre, avrebbero tentato la fuga in auto dopo aver posizionato l'esplosivo e dopo aver asportato dall'ufficio postale un bottino di 50.000 euro. Uno di loro però è stato fermato ed arrestato dagli agenti diretti dal vicequestore aggiunto Ester Fratello. Cambiamo argomento adesso. Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio ieri ha illustrato il contenuto di un progetto di legge teso a contrastare lo spopolamento delle aree montane. L'approvazione in Consiglio regionale è prevista per dicembre. Il calo demografico è una realtà drammatica in tutta Italia. La Regione Abruzzo lo subisce praticamente il doppio del resto della media nazionale, cioè la media nazionale è un po' sotto l'1%, l'Abruzzo è quasi al 2% di calo demografico negli ultimi anni. La Regione Abruzzo dichiara guerra allo spopolamento delle aree interne e vara un pacchetto di misure teso a incentivare chi vive o torna a farlo nei piccoli centri dell'entroterra o lì decide di intraprendere un'attività lavorativa. I numeri relativi all'abbandono delle aree montane e dell'entroterra in Abruzzo continuano ad essere sin troppo elevati, soprattutto nelle province che hanno la maggiore estensione delle aree montane, quella dell'Aquila e quella di Chieti. I piccoli paesi e quelli che sono in montagna maggiormente subiscono questo calo addirittura oltre il triplo, stiamo parlando del 6,5%, ci sono alcuni comuni che in 5-10 anni hanno visto diminuire del 18-20%, anche 25% la propria popolazione. E allora ecco una serie di interventi racchiusi in un progetto di legge regionale redatto dalla maggioranza di centrodestra e illustrato ieri dal presidente della regione Marco Marsiglio. L'obiettivo è quello di incentivare la natalità nei comuni di montagna e attrarre l'arrivo o il ritorno di persone non residenti. Risorse disponibili, noi pensiamo a un contributo cumulabile di 2.500 annuo sia per chi fa nascere figli sia per chi trasferisce la propria residenza mantenendola per almeno 3 anni
in quei luoghi e le misure regionali non possono essere sufficienti da sole. Io spero che questa nostra iniziativa possa dare il là a una serie di iniziative concentriche. Il governo ha finanziato da qualche anno a questa parte la strategia nazionale per le aree interne, noi stiamo stipulando gli accordi di programma per dare sostanza a questa strategia, io credo che debba essere rifinanziata per creare maggiori investimenti, nuovi investimenti sia per il ciclo 21-27 che per gli investimenti eccezionali del Recovery Fund. Deve essere data attenzione a colmare il divario tra le aree marginali e le aree metropolitane, le aree più sviluppate. Il comune di Teramo ha dato il via alla rimozione dal centro storico cittadino delle vecchie edicole non più in attività. È previsto anche un piano di delocalizzazione di quelle ancora aperte in nome di un decoro urbano necessario a rendere sempre più attrattivo il capoluogo abruzzino. La crisi della carta stampata porta anche rivoluzioni urbanistiche. È il caso di Teramo, dove alcune edicole in centro storico chiudono dopo un secolo di attività. Vecchi scheletri decadenti che l'amministrazione comunale ha deciso di rimuovere. È il caso della storica edicola di Piazza Martiri, una piazza che si sveglia oggi più ampia e più ordinata. Questione di decoro, come spiega l'assessore al comune di Teramo, Valdo Di Bonaventura. Andiamo nella direzione per quanto riguarda la delocalizzazione delle edicole, cercando di proprio andare nella direzione di ridare bellezza e decoro alla città. Ma esiste tutto un progetto di delocalizzazione delle edicole esistenti e ancora in attività, che spesso si trovano a ridosso dei monumenti più belli della città. Basti pensare all'ingresso di Porta Reale o alla chiesa di Sant'Antonio in Corso dei Michetti. Facciamo un percorso entrando da Porta Reale. Beh, diciamo lì c'è un'edicola a ridosso della porta di Porta Reale, tra l'altro lì si prevede di sistemare quell'ingresso anche con un'illuminazione scenografica, quindi dobbiamo intraprendere trattative, già ho sentito il titolare, per trovare una soluzione delocalizzazione. Intanto abbiamo rimosso l'edicola sotto Piazza Orsini, ieri è stata rimossa questa edicola e c'è stata una collaborazione fattiva della titolare, veramente una persona disponibile e gentile. Qui era previsto la delocalizzazione vicino all'Olmo, ma oramai sappiamo benissimo le edicole non hanno più un mercato perché diventa difficile oggi col nuovo sistema di comunicazione dei social. Adesso c'è la trattativa, sempre con la stessa signora che è la proprietaria di questa edicola, per quanto riguarda la delocalizzazione di via Carducci, lì è previsto il rifacimento del pavimento di quel tratto. Nel piano di intervento su Corso San Giorgio si prevedeva anche delle somme proprio per la delocalizzazione delle edicole, come è successo per Larga San Matteo, quindi speriamo di trovare a breve un accordo e ne sono sicuro che arriveremo all'accordo e poi così ci sarà una delocalizzazione o non so se la chiusura, poi la signora che sceglierà quale vorrà strada intraprendere, proprio per arrivare anche alla sistemazione di quel tratto, diciamo, di strada lì che ridà proprio sul corso all'inizio di via Carducci e trovare una sistemazione migliore per l'edicola. E adesso apriamo l'ampia pagina di sport perché oggi è giorno, è mercoledì di Coppa Italia. Alle 15.30 il Pescara scende in campo all'Adriatico Cornacchia contro un'altra abruzzese, ma di Serie D, il Notaresco, che ha battuto 7 giorni fa il Catania al Massimino. Allora andiamo in collegamento con il nostro Andrea Costantini, a cui do il buon pomeriggio. Buon pomeriggio Andrea, una gara in cui probabilmente ci sarà anche da testare qualche nuovo arrivo in casa biancoazzurra, soprattutto l'attaccante Raul Asensio. Buon pomeriggio Jacopo, sì, dici bene, chiaramente è una gara ufficiale, una gara che per il Pescara varrà la possibilità di provare dei giocatori, quelli che non hanno avuto minutaggio ad esempio nella gara di campionato contro il Chievo, e poi soprattutto la principale attrazione sarà il debutto del centravanti spagnolo Raul Asensio, arrivato in prestito dal Genoa. È prevista una staffetta con l'altro centravanti, il colombiano Damir Seter, che ha giocato titolare proprio contro il Chievo. Chiaramente oltre che Asensio è stato convocato e magari fa
farà dei minuti in campo anche il centrocampista olandese arrivato dalla Juventus, Leandro Fernandes. Non è stato convocato Sasa Bocchetti, l'ultimo arrivo in ordine cronologico, solo ieri ha firmato il contratto ed è stato ufficializzato, ma non è stato inserito nella lista dei convocati, lista dalla quale sono esclusi diversi elementi: Drudi che è squalificato, Crecco che è dato in uscita sul fronte mercato, ma poi anche Di Grazia, Bocic, Balzano sono assenti al pari di Bonino e di Borrelli, quest'ultimo che sembra essere vicino. Comunque c'è un interessamento del Teramo, c'è un interessamento anche della Cavese, staremo a vedere. Comunque sia Borrelli sia Bonino sono attaccanti in uscita sul fronte Pescara. Per quanto riguarda il Notaresco, è una piccola favola quella che si è materializzata in questo inizio di stagione, l'impresa del Cibali Massimino, la vittoria contro il Catania ai supplementari in rimonta per 2-1, poi il bel debutto anche in campionato con la vittoria nello scontro diretto e derby di Pineto, e diciamo che la gara di oggi è vissuta come un premio per la società del presidente Salvatore Di Giovanni. Comunque sia, sarà una giornata di festa, così l'hanno dipinta sia il presidente Di Giovanni sia il tecnico Epifani, perché per la prima volta in una gara ufficiale una società come il Notaresco e un comune come il Notaresco sfidano appunto il Pescara, per lo più per l'appunto in una competizione ufficiale. Da ricordare anche che c'è Massimo Epifani, che è il grande ex di questa giornata, ex giocatore, ex allenatore di prima squadra e della Primavera. Non solo lui, anche Paolo D'Ercole, il DS Notaresco, per anni è stato nella segreteria organizzativa del Pescara. Gallo e Marcelli sono giocatori che sono cresciuti nel Pescara, per non parlare poi di Andrea Mancini, che è figlio d'arte, figlio di Felice, che si trova nello staff di Massimo Oddo e che negli anni passati ha allenato diverse squadre del settore giovanile del Pescara. Lo scorso fine campionato è stato anche il vice di Sottil. Quindi insomma, questi sono i tanti spunti di interesse di una partita che mette di fronte due squadre che hanno due categorie di differenza, Serie B contro Serie D. Chiaramente Pescara ampiamente favorito, nonostante Oddo insomma vada a schierare una formazione che è in buona parte sperimentale. Non sono ancora giunte le formazioni ufficiali, ma possiamo immaginarlo. È probabile l'impiego di Del Favero dal primo minuto in porta al posto di Fiorillo, linea difensiva sempre probabile con Ventola, Elisalde, Scogna Emilio e Jarosinski. A centrocampo Omeonga dovrebbe giocare in cabina di regia con Diambò e Maestro che non ha giocato contro il Chievo, dovrebbe partire dal primo minuto. Occhio però alla possibilità di inserire anche Leandro Fernandes. E poi in attacco, grande attesa per Asensio, probabilmente alle sue spalle agiranno Capone e Riccardi. Per quanto riguarda il Notaresco che farà variare con il tecnico Epifani alcuni giocatori, ma non può permettersi di mettere tutte le seconde linee, perché insomma bisogna anche fare bella figura in una giornata come questa. Fischio d'inizio, come detto, alle ore 15:30. Ricordiamo, direttore di gara sarà Antonio Di Martino della sezione di Teramo. Se non ci sono altre domande, Jacopo, io ti restituisco la linea. No, grazie Andrea. Peraltro Pescara, che nel prossimo turno di campionato affronterà la Regina, che in questi minuti è in campo contro il Teramo al Granillo. Siamo al 20°, il risultato è ancora di 0-0, e allora andiamo a vedere le formazioni ufficiali delle due compagini. Regina con il 3-5-2, guarna tra i pali, Stavropoulos, Del Prato e Di Chiara in difesa, Peli, Foloruncio, Fatì, Bianchi e Liotti a centrocampo, coppia d'attacco Mastur e Lafferty che al 18° ha avuto una chance bloccata però dall'estremo difensore del Teramo, Valentini. Teramo con il 4-2-3-1, Valentini tra i pali, Celentano, Piacentini, Soprano e Tentardini in difesa, Lasic e Viero a centrocampo, poi i tre davanti, dietro alla prima punta sono Ilari, Mungo e Bombagi, con Birligea unico riferimento offensivo. Peraltro il risultato è ancora fermo sullo 0-0, siamo al 21°, ma vi dico che poco fa Soprano è dovuto uscire per un problema muscolare, dunque Tegola sulla retroguardia biancorossa, lo ha rilevato Diakité, dunque cambio forzato per Massimo Paci,
che dunque deve rinunciare praticamente subito a Soprano, rilevato da Diakité per un problema muscolare. Peraltro Teramo, che ha avuto due occasioni, sia all'ottavo con un tiro di Bombaggi parato da Guarna, sia al quindicesimo con Ilari imbeccato su calcio di punizione da Viero. Peraltro Ilari, che fino a questo momento è l'unico ammonito della gara, ma lo ripetiamo, siamo delle battute iniziali, il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Teramo che, parliamo di mercato, dopo Cristini, Cianci e Cancellotti, compie un'altra operazione in uscita. Riccardo Martignago infatti passa a titolo definitivo al Ravenna, l'attaccante è rientrato dal prestito all'Alessandria, lascia nuovamente il sodalizio biancorosso, stavolta come detto in maniera definitiva, per spostarsi nel girone B, ritrovando un altro ex diavolo come Nebil Caidi. Martignago non era stato convocato né per la gara contro il Palermo di domenica né per quella di questo pomeriggio contro la Regina, per dare proprio al giocatore la possibilità di concludere la trattativa con i giallorossi. Oggi il giocatore era atteso nella sede del club per formalizzare il suo passaggio, che poi è avvenuto in maniera ufficiale. Martignago si lega al Ravenna con un contratto biennale e lascia il Teramo dopo una sola stagione con 18 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia, una sola rete, quella che vedete realizzata lo scorso ottobre su calcio di rigore a Francavilla contro la Virtus. Poi era andato in gol anche una volta con la maglia dell'Alessandria nella seconda parte della stagione. E l'ex attaccante del Teramo, Simone Motta, ospite ieri sera della nostra trasmissione Pro Teramo, ha parlato degli ultimi allenatori biancorossi che conosce molto bene, Bruno Tedino e Massimo Paci, e da doppio ex ha espresso anche un pronostico su Bari Teramo di domenica pomeriggio. Io Tedino lo conosco molto bene, tant'è che in 2 annate con lui ho fatto 2 volte capocannoniere in C1 e in Serie D, quindi non posso assolutamente parlare male, anche perché lo reputo un buonissimo allenatore, ecco. Quindi non so cosa sia successo l'anno scorso, ogni volta che ho sentito il mister prima dell'inizio della stagione, dopo alcune partite, quando le cose non andavano benissimo, ma anche dopo, quando c'è stato il momento positivo, mi ha sempre parlato bene del progetto, dello stadio, del presidente, dei tifosi, di tutto. Quindi non so cosa sia successo, però è anche vero che a volte può succedere che non si crei quell'alchimia, ma anche per colpa di nessuno, non si crea e basta, non è detto che le cose vadano poi per il verso giusto, anche se tutti fanno le cose al meglio, può capitare, ecco. Quindi non lo so cosa sia successo e non posso giudicare, posso dire che il mister è un buonissimo mister e auguro anche a Massimo, perché io ho giocato anche una piccola parentesi con Paci a Novara, quando andavamo in Serie A, Massimo arrivò a Novara e facemmo il ritiro insieme, poi a fine ritiro andai via. Ma sinceramente non l'ho seguito a fine carriera, che non sapevo avesse iniziato ad allenare, però mi sono informato, ho visto e me ne parlano bene le persone che hanno visto giocare le sue squadre. I risultati li ha ottenuti, perché è partito dal basso e ha ottenuto dei risultati, se non sbaglio ha vinto un paio di campionati, no? Prima di salire di categoria, e sinceramente tecnicamente non so come faccia a giocare le squadre e quindi non lo giudico sotto quell'aspetto. Sicuramente era una persona molto, per quel poco che ho potuto stare insieme a lui, insomma, molto, molto pacata, tranquilla. Però in campo molto grintosa e badava al sodo, ecco. Quindi penso che se riporta questo dalla parte opposta della barricata, insomma stando in panchina, i risultati li possa tenere, ecco. Indubbiamente l'annata di Teramo è stata, non perché siamo una televisione teramana, ma non c'è paragone, ecco, rispetto alle annate di Bari. È vero che ho degli amici a Bari, diciamo che vince Teramo e il Bari va in Serie B, dai. Veniamo in Serie D adesso. Per il Giulianova si è trattato di un brutto esordio in campionato, prima l'infortunio di Danna, poi un secondo tempo da dimenticare che ha condannato la squadra di Del Grosso alla sconfitta contro il Vasto Girardi.
Purtroppo abbiamo accusato il fatto di aver preso gol nei primi minuti del secondo tempo. Il gol è avvenuto su una nostra ingenuità, questo è fuori discussione. Abbiamo perso una palla a centrocampo e abbiamo permesso al Vasto Girardi di andare in contropiede e di fare un 3 contro 2 in difesa che ha permesso di andare in vantaggio. Poi con questa pioggia, con il campo scivoloso, insomma, era molto complicato giocare palla a terra. E il nostro centrocampo ne ha sicuramente subito le conseguenze. Di Lollo non ha fatto sicuramente una delle migliori sue partite, ma capisco che poi quando si giocano i palloni alti chi è che deve far gioco è limitato. Il Vasto Girardi è una squadra strutturata bene fisicamente e quindi poi dopo, una volta andata in vantaggio, è stata favorita, insomma, da questo campo scivoloso. Però ecco, avevamo poi reagito e avevamo, insomma, fatto il pareggio con Marco Antonelli. E sinceramente queste prime partite sono fatte di episodi, quando poi gli episodi ti vengono tutti a sfavore, poi ci sta che puoi perdere la partita. Danna è fondamentale in campo per il carisma che ha, anche perché è stato un infortunio inaspettato, quindi ha trovato un po' impreparati tutti, però purtroppo sono cose che capitano, dobbiamo capire che sia con Danna che senza di Danna dobbiamo dare continuità durante i 90 minuti, perché non possiamo commettere degli errori abbastanza evidenti, individuali, che poi ci costano caro. Ecco. Questo era anche il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con il telegiornale alle ore 19. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.